Allora, secondo tempo di Nardò Gragnano. Nardò gioca con Mirarco, Scipioni, Caporale, Bolognese, Cassano, Mangione, Palmisano, Alessio, Versienti, Cavaliere, Prinaria, Codirin. Gragnano in campo con Giordano, Franco, Baratto, Martone, Gatto, La Monica, Formisano, Chiarello, Gassama, Napolitano, Cioffi. Allenatori Campana per il Gragnano, Taurino per il Nardò, primo tempo che ha detto praticamente nulla. Nardò vicino al gol con Agodin su cross di Palmisano. Gragnano pericoloso su un traversone in area non controllato da Cassama. Poco, le due squadre hanno in qualche modo combattuto a centrocampo con alterni momenti di prevalenza da una parte e dall'altra, ma non è arrivato nessun gol, nessuna particolare azione pericolosa. Un ammonito nel Gragnano, è stato ammonito, ti ricordi? Non ci ricordiamo. Comunque un ammonito, poi vedremo di dirvi chi è in seguito. Un ammonito del Gragnano, battuto in questo momento il calcio d'inizio del secondo tempo, di testa Gatto, poi Nardò con Cavaliere. Si è comportato bene Cavaliere questo primo tempo, ha lottato, ha aperto varchi, insomma un ragazzo che almeno sta onorando il suo ruolo di spalla di Agodirin, ed eccolo ancora corpo a corpo. Si è fatto male un giocatore del Gragnano, ma si continua, palla che rotola sulla linea del fallo laterale, la controlla Caporale, palla fuori, ma c'è un giocatore del Gragnano a terra che necessita qualche cura. È un attimo di chi si tratta. Presenti anche una ventina di tifosi del Gragnano, accendono un fumogeno. Il fallo laterale per il Nardò, batte Caporale, era rimasto a terra Baratto del Gragnano, nulla di grave, palla direttamente fuori per il Gragnano. Vediamo di che cosa si tratta. Niente, ripete Caporale. Battuto. Palla di testa Baratto, poi palla a centrocampo per Gatto. Quindi Cioffi con numero 27, appoggio indietro a Franco. Ancora in avanti il Gragnano. Intercetta Cavaliere, subisce fallo, ma vedete il ragazzo, il classe 99, no Cavaliere? Sì. 99, in effetti sta giocando una buona gara sul piano dell'impegno, del temperamento. Non sono arrivate però occasioni per tirare in porta. Di testa Scipioni, di testa Gatto su Agodirin, fallo, punizione per il Nardò che avanza, palla a Prinari. Battuto, scambio con Caporale, quindi Cassano, Scipioni, attenzione, pallone pericoloso, pallone intercettato da Franco sulla destra, calcio di punizione giocato veramente male dal Nardò, letteralmente regalato agli avversari. Calcio di punizione per il Gragnano. Parte Martone lungo a cercare un attaccante che non c'è, palla a Alessandro Mirarco che senza problemi si accinge al rinvio con i piedi. Agodirin spizza di testa per Cavaliere, Cavaliere controlla, anzi sì è Cavaliere, va, anzi Versienti va sul fondo, palla in fallo laterale, ma la rimessa e per il Gragnano, anche qui questa ingenuità del Nardò.
si aspettavano il cross in area, Versenti ha tergiversato con il dribbling, quindi palla fuori ancora, palla lì a centrocampo, Bolognese non ci arriva, ma ci arriva Versenti, Prinari, prende un calcione, cartellino giallo o no? Sì, giallo per un giocatore del Gragnano, vediamo di chi si tratta perché da questa distanza con i numeri bianchi sul giallo è difficile vedere, comunque era il numero 13. Formisano, è stato ammonito Formisano del Gragnano per un calcione rifilato a Prinari, calcio di punizione per il Nardò, batte Alessandro Caporale, indietro, Scipioni, lungo a cercare Cavaliere, scontro Cioffi, su di lui Mangione, scatta il contropiede, di Cioffi, palla che finisce fuori, rimessa con le mani per il Nardò. Parte Mangione, ora palla buttata nel mucchio, Cassano in qualche modo, Bolognese mette a terra Scipioni alla lunga, ma ancora Gragnano con Gatto, a Godirin, intercetta, subisce fallo da parte del numero 15, Chiarello. Questi numeri un po' fantasiosi, è difficile individuare i giocatori. Palmisano al cross, palla deviata, potrebbe andare in corner. L'assistente vede la deviazione di Cavaliere, ma l'arbitro dà il calcio d'angolo per il Nardò. Una decisione così semplice, l'assistente non ha capito. Non ha visto bene, comunque calcio d'angolo per il Nardò, batte Prinari. Prinari dalla bandierina. Palla in aria che spiove, non la riesce a schiacciare Cavaliere, palla che spiove. Finisce in fallo laterale, calcio d'angolo di Prinari, Cavaliere manca l'impatto, il Gragnano se la cava, fallo laterale. Calcio di punizione, fate Martone, ovviamente si prende tutto il tempo del mondo, poi a Caporale per Alessio Palmisano, prova a ripartire palla a terra, poi si finisce in un contrasto duro, commette fallo, poi si accende un bisticcio con giocatore del Gragnano, calcio di punizione per la squadra napoletana. Alla lunga, questa attenzione si libera sulla destra Martone, ma fa buona guardia Versenti, palla al centro, Cavaliere, lotta. Crea un po' di confusione, ma ne esce col pallone Mangione, avanza Mangione, si propone a Godirin, riceve, ma fermato da Chiarello, senza problemi, poi controlla Gatto, subito apre sulla destra per il numero Napolitano, pallone troppo lungo, finisce fuori, rimessa con le mani per il Nardò. Detto in maniera molto, molto diretta dalle tribune, non piace la partita di Bolognese fino a questo momento.
Faccio ricreazione per il Nardò. Sono le pallone per Scipioni, Palmisano, con la palla un po' casuale in mezzo al campo, dove si scopre il recupero Verzienti. Ora Gragnano in avanti, prova sulla fascia, c'è una spinta, invece l'arbitro vede, anzi l'assistente assegna la rimessa con le mani a Gragnano. Batte Napolitano. Ed è calcio d'angolo per la squadra gragnanese. Attenzione, Nardò deve coprirsi in questo momento. Corner per la squadra gialloblu, anzi gialloblè. Mucchio nell'area piccola. Pallone che si impenna, ma c'è Alessandro Mirarco. La sua la sfera senza problemi. Scipioni. Subito palla lunga a Godirin di testa. Mangione si allunga il pallone. Un pallo ancora che favorisce la squadra del Gragnano. Gassama. Di Gatto, ottimo il controllo del regista della squadra napoletana. Poi la coppia centrale che subito manda in avanti, attenzione, buca, intervento Verzienti, ci pensa a mettere una pezza Caporale. Ancora, attenzione, Verzienti supera l'avversario, scambio con Agodirin, Verzienti fermato, ma c'è anche Prinari vede Alessio, non ci arriva il pallone. E bravo Martone a fermare tutto quanto. La Monica, c'è un cartellino per Agodirin, per fallo di Agodirin. Giallo per l'attaccante del Nardò. Ma il suicidio quando vanno tutto così si tirava comunque di ragazzi alla mangiola, ma no, ti dopo assistare che ti ammonisce per il falletto che non è manco da fischiare. Infatti ci è sembrato molto severo qui l'arbitro all'ammonizione di Agodin, un contrasto in attacco, cartellino giallo, abbiamo visto molto peggio. Palla lunga bolognese di testa, la regala Bolognese, non c'è Bolognese, inutile stare qui a girare attorno, stiamo regalando un po' il centrocampo. Verzienti, occhio, Verzienti rischia di farsi sorprendere la fascia. Mirarco per la terra. Vedete che non decolla, sempre ferma sullo 0-0. Batte Alessandro Mirarco, colpo di testa ancora centrocampo di errore anche di Palmisano, poi c'è un tiraccio da centrocampo di Baratto, palla fuori, rimessa di Alessandro Mirarco. 0-0 tra Nardò e Gragnano. Salta Cavaliere, ma salta più alto di lui la Monica. Agodirin, ancora pallo in attacco di Agodirin, veramente scoraggiato. Ogni movimento viene punito dall'arbitro. Di punizione battuto Mangione, Cavaliere, controllo, appoggio Bolognese, fallo su
Batte Bolognese, anzi lascia Cassano. Scipioni, lancio lungo a cercare Cavaliere, guadagna un fallo laterale il Nardò. Ancora adesso Palmisano, cross, calcio d'angolo per il Nardò, è sempre Alessio Palmisano quello che può ravvivare le giocate offensive del Nardò con i suoi cross che o liberano qualche attaccante oppure guadagnano un calcio d'angolo. Ora c'è anche uno scontro tra Godirin e un difensore del Gragnano. Siamo Prinari, attenzione, arbitro, non sappiamo che cosa ha fischiato, va ripetuto il calcio d'angolo, ma i calci d'angolo si battono così, con l'arbitro che diventa il maestro di ogni movimento in area. Ogni calcio d'angolo l'arbitro va in area a dare consigli, a rimproverare i giocatori, ma è scena di tutti i campi di calcio questa. Vediamo cosa succede adesso. Prinari ci riprova, palla non la raggiunge Giordano, poi la difesa lontana, palla ancora lì, fallo di Versenti che almeno ferma la ripartenza del Gragnano. Portiere Giordano che non ci sembra granché sulle uscite alte, ma nessun giocatore del Nardò è stato abile a approfittare della imperfetta uscita del portiere. Intervento di Cioffi, occhio Cassano, attenzione, palla ancora a Cioffi, il Gragnano può andare ad impostare questa azione d'attacco, scambio di Gatto, poi Scipioni, molto bravo, poi Cavaliere, avanza Cavaliere lotta contro tre giocatori, guadagna un fallo laterale, si guadagna anche gli applausi del pubblico che sta gradendo la sua partita. Scambio ancora Cavaliere, poi abbiamo Bolognese per Palmisano, Godirin, Cavaliere ferma tutto Baratto, poi Cioffi, ancora Bolognese, di lui Gatto, fallo di Bolognese, giallo, in difficoltà il ragazzo, ora prende anche il cartellino. Chiamano Gaetano Palmisano, sarebbe ora, qualche cambiamento lì in mezzo. Quindi si prepara il cambio del Nardò. Lancio in avanti, pallone ancora da Gragnano, Cassano, palla a Gatto, appoggio per Cioffi, ma su di lui c'è Mangione che riesce a chiudere in fallo laterale. Chiama il cambio taurino, ancora non è pronto. Lontana Bolognese, palla ancora al numero 8 Martone, palla dietro al portiere Giordano, invio in avanti, sarebbe fuori gioco, così è infatti Gaetano Palmisano al posto di Bolognese. Il raccordo subisce una da parte del Bolognese con il numero 19 del Tano Palmisano. Per vedere questo come regista, guarda, ci vuole coraggio, ma proprio coraggio, proprio coraggio. Cambio Gaetano Palmisano al posto di Bolognese.
punizione per il Nardò, batte Caporale, minuto 18° del secondo tempo, 0-0 tra Nardò e Gragnano, succede poco o niente. Rinari, Valli anche lui, Cioffi intercetta, Gatto, giocatore ci sembra, e questo è un regista, gioca ordinato, Gatto ci sembra un buon giocatore, buon regista, numero 4 del Gragnano. Allora, in avanti Cavaliere per Agodirin, Agodirin entra in area, Agodirin, rete, Agodirin su assist di Cavaliere, e Nardò blocca una partita veramente complicata. Agodirin, appoggio di Cavaliere, Nardò in vantaggio. Nardò 1, Gragnano 0. Agodirin, primo gol in casa, terzo in maglia granata, e Nardò che deve ora cercare di difendere questo preziosissimo gol segnato da Agodirin, ma anche merito a Cavaliere. Attenzione, attenzione, Baratto, Gatto, tiro di Gatto, palla fuori.